Oggi, in qualche strano modo, siamo riusciti ad entrare in un mondo di Minecraft tutto disegnato e tra l'altro è abitato da degli Stickman. Il problema è che siamo imprigionati e che dobbiamo superare tantissime prove pericolose per arrivare a sconfiggere il re degli Stickman, che a quanto pare è cattivo. Ce la faremo? Allora, sono abbastanza confuso. Mi sembri un pochino troppo magro rispetto a noi, però... Salve, posso chiedere come mai siamo in prigione però, mannaggia? È perché siamo in prigione con uno Stickman soprattutto. Fere. Che c'è? Il motivo è perché siamo in prigione, tanto sarà è colpa tua. Hai rubato del bambù, Steph. Ho rubato del bambù? Esatto. E dov'è il bambù? Non ce l'ho nell'inventario, dov'è? L'hai nascosto da qualche parte, Steph. È per quello che siamo in prigione, te lo dico io che è colpa tua. Fammi parlare tua con lui che è più intelligente di te, si capisce dagli occhi. Buongiorno. Chissà se un giorno usciremo mai da qua. Il re degli Stickman ci tiene prigionieri perché crede che possiamo ostacolarlo nel suo piano di conquista del mondo. Dobbiamo trovare il modo di scappare da questa prigione. Il re degli Stickman? Ma in che mondo siamo finiti oggi? Non ho la più pallida idea, Steph. Ma chi è il re degli Stickman? Cosa vuole da noi? Scusami. Non lo so, però mi sembra facile scappare. Ci accovacciamo. Esatto, vai, Steph. Ti spingo, vai. Hai il testone, non riesci a passare. Mannaggia, vorrei essere uno Stickman in questo momento. Non puoi passare dalle sbarre, tu che sei magro, no? Infatti, sei magrissimo. No, non ci riesce. Sono molto chiuse e strette queste sbarre, Steph. Questo qui di sicuro non aveva la soluzione su come scappare da questa prigione. Quindi non possiamo chiedere a lui. Le ragnatele non credo sinceramente ci possano servire a niente. Allora, passaggio segreto, Steph. Passaggio segreto? Sì. Ma perché ci dovrebbe essere un passaggio segreto? Perché magari l'ha preparato qualcuno prima di questo Stickman e prima di noi. Io cerco qualcosa nel soffitto invece. Okay, secondo me potrebbe essere una buona idea. Tipo qualche oggetto. Cerca. Nascosto qui da qualche parte. Non c'è nulla a fare. Rimarremo qui per sempre, te lo dico io. No. Aspetta, Steph. C'è qualcosa di strano qui. Vieni dov'è? In questa parete, qui al centro. Cos'è? Perla? Perché sono così? Vabbè, perché siamo in un mondo di Stickman, Steph. Hai anche tu ragione. Infatti anch'io non le avevo riconosciute, mi sembravano qualcosa di molto più strano. Sì! Funzionano? Sì, che funzionano, anche se ho preso una botta incredibile in testa. E adesso però siamo in un'altra cella. La porta è chiusa, Steph. Guarda, c'è lo spazietto ma non basta. Di male in peggio. Però, non è che passa questa? Sì! Ce l'hai fatta? Ma non c'è nessuno a controllarci. Dobbiamo stare molto attenti, Steph. Non ti possiamo liberare. Ma torneremo. Sconfiggeremo il re degli Stickman per te. Chiunque sia. Non ci ha fatto nulla in realtà. Però lo sconfiggiamo perché vuole conquistare il mondo e non deve conquistare il mondo. Andiamo, forza. Che motivazione, Steph. Vero? Vabbè, molto profonda. Sì, molto profonda. Andiamo, sali. Fai attenzione. Cerca di far piano. Esatto. Che paura. Ma questi non si vedono. Non l'avevo neanche visto. Infatti mi è sceso un colpo. L'ho sentito russare. Sta dormendo. Vai, sì. Steph, piano. Okay. Piano. Apro. Sì. Vai. Muoviti. Chiudo pure. Penso sia l'armeria. Approfittane veloce. Allora prendi. Ok, delle carote. Vai. Perfetto. Pane. Perfetto. Pane. Sì, assolutamente vogliamo il pane. Qua ci sono le armi. Okay. Vace. Allora fammi vedere. Bello, Steph. E qui le mele d'oro. Bello. Allora, scudo, spada, arco. Abbiamo le frecce, abbiamo del pane. Perfetto. Allora, okay. Aspetta che mangio. Il cibo ci basta, secondo te? Allora, frecce le ho preso tutte. Il pane, Fere. Ne ho 26. Bellissima sta spada. Sono messo abbastanza scudo, bene. Ok, ci sono. Ok, hai preso le mele d'oro? Prendo un po' di carote. No, non le ho prese. Sono dove qua. Sono? Qua. Perfetto, vai. Ne ho lasciato parecchie. Allora, devo mangiare un altro pezzo di pane. È difficile riconoscere gli oggetti normali così nel mondo Stickman. Ora, signori, siamo pronti a combattere. Aspetta che mangio anch'io. Ok. Nessuno Stickman potrà bloccare questi due campioni. Sei Lo pronta? Spero, sì, vai. Allora, mi sto posizionata tutto bene, sono prontissima, vai. Sì, vabbè, buongiorno, Steph. Ok, che abbiamo rubato un po' di armi, ma mi sembra eccessivo questo. Forse i campioni si ritirano prima del previsto. Esatto, sì, andiamo, forse andiamo i campioni tornano in cella. Esatto, sì. Pronta? No. Con l'arco. No, attaccano subito. Sono troppi. Però sono scarsi. Perché probabilmente con quelle braccina. Esatto, non riescono a colpirti bene. Io ne ho fatti fuori due, Steph. Ti okay. do una mano, manca questo. Ce ne sono altri però, eh. Lo so. Quindi mangia. Questo io uso anche l'arco. Addosso. Ok. Perché vedo la barra di un boss? Stickman King.
Steph, non so dove sia. Non fare domande. Non è qui. Steph, tranquilla. Mi stai distraendo e questi qua sono troppi. Mi sanno fa malissimo. Ce la fai? Più o meno. Ti do una mano? Sono tutti addosso. Steso? Dietro di te. Ok. Maledetto. Oh, non schiatta. Ok. Mannaggia lui. Okay. Mi rifocillo e ci sono. Perfetto. Più o meno. Perché secondo me oltre quella porta c'è il boss, Steph. Aspetta, per... Questa ce la portiamo a casa. Perché? È bellissima. Steph, non pensare a queste cose in questo momento. Vai. Sicura? Prima tu, visto che ti metti a perdere tempo a rubare le statue. Non stavo, Steph, perdendo tempo. Stavo prendendo la statua. Lava. Però magari la lava disegnata non brucia davvero. Chi siamo noi? Ne dubito fortemente, Steph, e non ho voglia di provarla. Neanche io. Ok, vai. Mi tolgo anche lo scudo così sono più leggero. Ok. Perfetto. Non mi piace per niente questa situazione. Non è troppo. Ok, questo penso sia il checkpoint. Forza, Fere. Non guardarmi. Forza, Fere. Mi viene l'ansia. Ecco qua. No. No, Fere. Prima del checkpoint, no. Sto bene. Ok. Sì, sto bene. Sono tornata già lì, hai visto che è veloce. Sei velocissima. Ho fatto tutto di fila. Sei veramente veloce. Più veloce degli stickman, Fere. Esatto. Perfetto. Mi ha dato il potere della velocità nella cella. Perfetto. Così. Bravissimo, Steffo. Aiuto. È bellissimo comunque questo mondo, posso dirtelo? Sì, però non mi piace troppo. Per il fatto che siamo rinchiusi qui dentro. Grazie al cavolo. Ma cioè, bello sì, ma complicato. Il re per proteggersi ha creato questa zona? Cioè, questo con tutta cappello? Questa lava? No, proprio questa zona di parkour. Cioè, l'ha fatta per proteggersi? Sì, potrebbe essere, Steph. Mi sembra eccessiva, Fere. Cioè, un po' paranoico. Magari esatto, un re paranoico, mannaggia a me. Allora, così, perfetto. Non mi manca troppo, eh. Ci sono. Finiscilo, quasi. Steph, ti prego, è un allora, inferno. Ho preso il checkpoint. Ci sono. C'è qualcosa di strano, Fere. Perché? Ma quanto mi manca ancora? C'è un balconcino. Ok, tu cerca di osservare. Come e di capire la situazione, Steph. Scusa, ma sono super concentrata, che sennò qua finisco dopodomani. Ok. Ce la faccio. Steph? Allora. Che ti succede? Succede? Che mi sono rotta le scatole. Che? Ciao, Steph. Palesemente, Fere. No! Sto cercando di mangiare. Guarda dall'altra parte. Mannaggia. Fatemi mangiare in pace. Sto morendo di fame. Dimmi. Allora, secondo me non possiamo andare in questa stanza. Eh no, sono troppe le guardie. Le abbiamo Quindi, viste. Vedi quel balconcino? Sì. Dobbiamo andare lì. Ma come? L'Ender Pearl. Io ne ho ancora tre. Ci provo. Aspetta. Provaci. Tipo da questa parte. Secondo me c'è un passaggio segreto. No, non è. Allora, l'ho tirata male. L'ho secondo tirata male. C'è un passaggio segreto. Però secondo me infatti non è la soluzione. Queste candele. No. Sali. Cioè se tu salissi sulle due candele. No, non arriveresti comunque. Aspetta. Non capisco come si potrebbe fare. Allora, oh, vado lì. Controllare. No, ma neanche ci arrivo, neanche lì. Però aspetta, Steph. Esatto. Visti sono... Esatto. Questi due blocchi. Ti stavo per dire la stessa identica cosa. Quindi dobbiamo leggermente tornare indietro. Aspetta. Ok. Aspetta. Ok. Che paura, i blocchi invisibili. Molto. Incredibile. Buongiorno. Eccomi. Arrivo. Ma oh, salve. Ce l'abbiamo fatta. Bellissimo questo passaggio segreto. Li abbiamo fregati tutti, eh. Sì. Okay. Ma proprio tutti. No, aspetta, attento, Steph. Magari ci sono delle trappole. Non andare dritto no, così. No, secondo me. Ok, pensavo che saremmo arrivati dove c'erano le guardie. Ok. Sta diventando sempre più strano. Esatto, molto strano sto posto. Ci sono, allora guarda, qui c'è una leva. Qui c'è una leva. Ok. E qua un'altra leva. Tre leve. No, è una sorta di codice. Penso di sì. Allora, teniamo le porte aperte. Questo che cos'è? Se io apro te? Questo, si apre qua e c'è una pressure plate. Ho Steph? Utilizzato una leva e mi ha portato lì. Trasportato qua. Esatto, ti ho visto scomparire. Ok. Mentre se uso questa. Questa non la dovevo usare.
Mi piace che Fera pure ha provato a combattere. Combatti, io sto combattendo. Io sono rimasto immobile. Io sto combattendo. Stefano, non ti devi mai arrendere, che quando la situazione è critica sono morta, perfetto. Ok, allora, quella leva no. Esatto. Siamo d'accordo? Sì, sì, tutti d'accordo. Eravamo stati tanto furbi a trovare il passaggio per evitare quel combattimento e alla fine ci siamo non premerla mai più. Te l'avevo detto, Steph, di stare molto attento perché una di queste sarebbe stata una... Allora io farei questa. Dove sei finito? Sei tornato indietro? Sono sbucato da qua. Però sei comunque tornato indietro, sei sempre qua. Sì, finì ci arrivavo anch'io. Allora, scusami. E se fosse tipo così? Ti giuro che non so. Ah, Steph, guarda, mentre ti guardavo l'ho notata. C'è un bottone. Premilo. Non si è aperto qua? No. Però l'hai premuto. Aspetta, forse qui? Mi ha dato un'altra leva. Ok. A cosa ci dovrebbe servire una leva? In questa stanza? Prova a metterla lì, perché c'è questo blocco strano. No, sul blocco, Steph. Mettila sul blocco. Ok. Click. Si è aperto qua? Si è aperto qua! Ce l'abbiamo fatta! Ma è magia questa! Steph, hai visto cosa c'è? Armatura di diamante, di appunto, sicuro. Appunto, quindi mettila immediatamente. E poi, allora, mele d'oro. Ok. Nell'altra casa sono altre mele d'oro? Fammi vedere un po'. Spero di sì, perché mi sembra che... Spada di diamante. E tantissime frecce. Qui. Allora, spada di diamante, la prendo assolutamente. Allora, quante mele d'oro hai? 13. Ok. Così, quante ne hai? 31, dai, va benissimo. Perfetto. Staff. Andiamo? Sì, sì. Dove però, scusami? Non lo so. Ho pensato ora, penso ci sia una porta. Anch'io. Ho detto per scontato. Dobbiamo... È un labirinto, non è un labirinto, è tutto pieno di rompicapi. Non è un castello normale questo, Steph, mannaggia. Allora, ci sono delle casse vuote in alto che sto aprendo, perché magari in una c'è nascosto tipo un bottone o qualcosa del genere per andare avanti. Qua niente. Io sto cercando qualche passaggio segreto. L'ho trovato! Lo sapevo! Guarda, Steph. Vabbè, ok. Da questa parte. Allora, un attimino che mi metto anche. Infatti, stavo cercando proprio quello. Steph? Dove siamo? È una stanza molto, molto grande. Arcieri! C'è un arciere. Stickman arcieri! Guardalo! Come ci mira! È bellissimo. Non riesco a star seria. Fortuna che sto scarsi. Occhio, dai. Occhio. Allora, okay. Sto re Stickman, Steph, non mi sembra tanto forte. Cioè, se i suoi sudditi sono a questo livello. Stickman, guerriero gigante. È un coccodrillo. Ma l'hai visto? È molto... Ci sparano pure con le frecce. Perché hai parlato di facilità? Io lo intrappolo. Steph, sono più forte io. Sicura? Sì. È arrivato un altro. Però, ma c'è pure il re. È arrivato l'arciere. Steph, è un casino. Scappa. Ok, scappa. Però, Stickman King sembra forte. Allora, dobbiamo pensare prima a quelli piccoli, perché se no ci prendono alle spalle. Io colpisco loro, tu continua a correre. Ok? Ce la faccio? Io no. Sono contro un guerriero gigante più due arcieri, aiuto. Sto stendendo gli arcieri. Ok, vai. Ok, aspetta. Altro arciere è andato. Vediamo questo guerriero che si è un po' addormentato qua. Aiuto. Ok, steso un altro. Bene. Ho un problema. Arrivo. Capisci? Te ne prendo uno gigante. Ok. Ma il problema è che il re mi sbalza di 100 metri ogni volta. Lo so. Questo l'ho fatto fuori. Bravissima. Anche l'altro. Mamma mia, che male. Devo mangiare una mela d'oro. Ok, mela d'oro. Qui la situazione è drammatica. Paro. Ok. Ne sta arrivando un altro. Arrivo, Steph. Mangio mela d'oro e arrivo. Vai. Steso. Okay. Ok. Manca il re. Vai. L'hai comunque abbassato tanto di vita. Ce l'abbiamo fatta? Forse. Sono rimasti questi. Finito? Non sono colpibili, Steph. Lasciali stare. No, ti sta caricando, eh? Però l'altro non è colpibile. Tipo, mi ha riflesso le frecce, qualcosa del genere. Arriva? No, ora sì. Sono molto strani. C'erano robe strane, magari avevano qualche incantesimo. Fare. Ho trovato una chiave. Ok. Chiave del portone. Portone, Steph? Dove dobbiamo andare? Non lo so. Questa? Forse sì. Forse questa. Per aprire le porte del castello.
e andarcene pure. Arrivederci. Vabbè, abbiamo sconfitto il re, quindi abbiamo fatto tutto, giusto? Sì. Ciao, okay, grazie. Grazie dell'avventura. Il tipo lasciamo in prigione? Vabbè, dai, può uscire da solo. Tanto ormai abbiamo sconfitto tutti. Guardie, re, non c'è più nessuno nel castello. Lasciamoli. Signori, ci fermiamo così per questa avventura. È stata bellissima. Abbiamo sconfitto il re degli Stickman, che era veramente potente. Devo dire che aveva un bel esercito e un bel castello, ma non abbastanza forte per sopravvivere a noi. Sotto come sempre, come altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!